sono stato portato da bambino da mio papà, che era un appassionato di teatro, negli anni 60, per la prima volta al Teatro Piccini di Bari, a vedere Edoardo. Quindi per me Edoardo, che faceva sabato, domenica e lunedì, per me Edoardo coincide con il teatro e il teatro coincide con Edoardo. Poi, questo lo diciamo da bambino, poi in età adolescenziale mio papà, che aveva una compagnia filodrammatica, io stavo in questa compagnia filodrammatica, ho debuttato quindi 14enne facendo Nennillo e Natale in casa di Vienna, e quindi diciamo questo Edoardo che continuava. E poi io ho conosciuto Peppino, perché andavo sempre a Bari a teatro e vidi incontrare, insomma, andai a vedere due spettacoli di Peppino e gli portai una tessera di socio onorario della mia compagnia filodrammatica. E Peppino ci chiese, noi eravamo tutti 14enni così, nel suo camerino ci chiese: ma che cosa fate? Che cosa state facendo? E disse: noi stiamo facendo Natale in casa Cupiello. E Peppino cominciò a dirci che Natale in casa Cupiello era tutto suo, che l'aveva scritto lui, che le battute più belle erano sue. E mentre mi parlava io dicevo: ma com'è possibile che questo signore ultra settantenne, così famoso, così importante, stia qui a perdere tempo a parlarci male del fratello? E noi eravamo dei ragazzini, quindi compresi che c'era dietro una ferita aperta. E poi negli anni un attore napoletano che non c'è più mi raccontò che ogni giorno da questo palazzo nobile, importante, che era Palazzo Scarpetta, ogni giorno alle 3 del pomeriggio un cameriere veniva fuori con un vassoio e portava da mangiare De Filippo. Quest'idea di questo cameriere, l'anomalia di questo racconto, mi ha portato a volerlo approfondire. E quindi ho cominciato ad entrare nel merito di questa storia, mi sono appassionato, mi sembrava che fosse una storia da raccontare, perché noi abbiamo una percezione di De Filippo sempre come dei personaggi museali, in bianco e in nero, polverosi, mentre loro sono stati giovani, spregiudicati, donnaioli, rivoluzionari, hanno riformato il teatro. Capaci di tradire, come sono i giovani che hanno bisogno di tradire gli adulti per potersi scavare la propria strada. E allora questa facciata sconosciuta di De Filippo mi ha affascinato, le loro ferite, e poi ho ritenuto sempre che si trattasse di una storia tipicamente italiana, perché la loro condizione di emarginati, il loro partire diciamo dalle retrovie e poi di riuscire a farsi strada grazie al loro talento, grazie alla loro tenacia, alla loro abnegazione, mi sembra anche un racconto emblematico proprio dell'Italia. Diciamo, noi siamo sempre un po' non attrezzati come dovremmo, partiamo sempre in una condizione di difficoltà, ma l'Italia sana, l'Italia buona, riesce comunque a scavare il proprio percorso, il proprio solco, e anche ad affermarsi grazie appunto alla tenacia, alla nostra industriosità, alla nostra creatività. Pertanto mi sembrava che questa storia avesse tutti gli elementi per poter essere raccontata, per poter affascinare, e anche nella sua, diciamo, proprio dal punto di vista del genere letterario, questo è il romanzo storico. Tu racconti una famiglia, raccontando una famiglia racconti un paese, racconti la cultura di questo paese. Pertanto mi sembrava un atto dovuto, però questa cosa rimaneva sempre un po' così. Poi 7 anni fa sono stato coinvolto dalla Pepito per un film da attore, e parlando con Agostino, perché tutto nasce con Agostino, con una chiacchierata tra me e Agostino Sacca, sì, racconto tutto bene, Agostino mi disse: ma tu non ci avresti un film per la televisione da raccontare? E io gli dissi: ma io racconterei la vita dei fratelli De Filippo. E Agostino mi disse: ma perché? Io dissi: in primo luogo perché voglio raccontare la formazione del trio come se fosse la formazione dei Beatles, perché vorrei raccontare la formazione di una band, di 3 ragazzi che decidono di mettersi insieme, di fare. E poi gli raccontai le ferite di De Filippo, e Agostino mi disse: ho la pelle d'oca. E sulla pelle d'oca di Agostino che noi abbiamo costruito questo progetto, che poi invece è stato portato avanti con Grazia, che ringrazio tantissimo, che è qui è in platea, perché la storia poi l'abbiamo sviluppata con lei, il lavoro fatto sulla sceneggiatura è stato fatto con Grazia mi ha anche, diciamo,
indicato la strada, ci sono delle cose che devo veramente, proprio anche tecniche di scrittura, io grazie, io Angelo Pasquini e Carla, entrambi, tutti e tre siamo grati a Grazia, perché per esempio a un certo punto Grazia ci ha detto ci vuole una scena che ci racconti il protagonista, nel senso che è entrata molto nel mezzo del racconto, è stata la nostra editor. E quindi diciamo in un film complesso come questo, che inizialmente era anche nato per essere una serie e quindi per avere uno spazio più ampio narrativo, quando poi abbiamo deciso per velocizzare il tutto di partire, di cominciare con un film, il lavoro che abbiamo dovuto fare sulla sceneggiatura individuando il segmento da raccontare, come raccontarlo, è stato un lavoro abbastanza complesso, quindi una sceneggiatura su cui abbiamo lavorato molto e devo tantissimo a Grazia per questo lavoro. Sicuramente. Dunque, si tratta di miti, veri e propri miti, diversi l'uno dall'altro, però dei veri e propri miti sovranazionali, nel caso di Edoardo, anche in parte di Peppino e Titina, di miti che hanno trasceso, come dire, molto solo l'aspetto umano, anzi, probabilmente l'aspetto umano è quello meno noto di questi tre personaggi ed è quello su cui sono nate più leggende, più miti in altro senso ed è quello che conosciamo di più ma che in realtà conosciamo di meno, di cui sappiamo poco. Nello specifico io sono stato, come dire, molto preoccupato, mi sono preoccupato di trattare l'argomento veramente con le pinze. Ho avuto la grande fortuna, tra virgolette, di non essere un che Edoardo non sia stato un mio mito del mio percorso, diciamo, attoriale, personale. L'ho studiato molto più come drammaturgo, però questa distanza, diciamo così, sentimentale mi ha permesso di approcciarlo come se fosse un personaggio storico, e più che un personaggio del mondo dello spettacolo e quindi della cultura. Io ho cercato di avvicinarmici come fosse un personaggio storico come un altro, e soprattutto poi ho cercato di non imitarlo, perché uno dei grandi problemi era come si restituisce un personaggio che è nella memoria collettiva, non è solo un personaggio storico famosissimo, ma è proprio, come dire, fa parte del nostro inconscio collettivo ed è un archetipo ormai. E quindi l'idea è stata quella di non cercare assolutamente di imitarlo, ma solo di evocarlo, quindi di utilizzare dei piccoli tratti che si appoggiassero però sulla sua storia personale, non su tutto quello che noi sappiamo di lui, ma su quello che si poteva leggere dietro le righe, sotto alla sua produzione, e di appoggiandomi a questi movimenti sotterranei, di trovare quelle piccole caratteristiche che potevano rendere, su cui si poteva far partire l'immaginazione e creare un'evocazione. Questa è stata un po' la mia esperienza. La signorina? È acceso. Buongiorno a tutti. Stiamo parlando chiaramente di personaggi che fanno parte di un'iconografia trasversale alla storia moderna, e insisto sull'accezione della modernità, della profonda contemporaneità, che probabilmente per quanto mi riguarda è stata la chiave, e soprattutto la chiave rispetto al lavoro che abbiamo fatto con Sergio, che non smetterò mai di ringraziare per l'opportunità umana, ecco, perché la chiave è stata quella di estrapolare l'essenza di questi personaggi, quindi lavorare sulla sinergia. Noi abbiamo lavorato sulla reazione, di reazione, e quindi credo che a prescindere per l'appunto dallo studio anche mimico rispetto al quale noi ci siamo subito allontanati, ma per quella che è stata la direzione di Sergio anche nella maniera in cui ha lavorato con noi a partire dal primo provino, ci è stato proprio evidente il fatto che lui ricercasse l'identità, l'essenza umana.
questo credo perché per noi sia stato, parlo penso a nome di tutte e tre, un film di rapporto, di relazione, di affratellamento, che prescinde dalla fratellanza, è proprio l'affratellamento, la solidarietà che si è venuta a creare, incredibilmente poi tra l'altro non soltanto diciamo da un punto di vista filmico e cinematografico, ma si è creata veramente una famiglia. Questo è un film sulle relazioni. Per quanto riguarda il mio personaggio, poi penso che per me è inarrivabile, tra l'altro anche proprio personalmente, io ho cominciato al liceo classico, come si faceva con i laboratori teatrali, interpretando Filomena Marturano, 17enne, una mia betta napoletana, per cui però è stato interessante contemporaneamente rimanere interni ed esterni rispetto a questo, a questa inossidabilità del trio, tra l'altro raccontato dal mio punto di vista in una maniera inedita, perché insomma mantenendo anche da un punto di vista proprio di sceneggiatura, di contenuti, un approccio contemporaneamente interno e esterno, perché il rischio chiaramente, soprattutto per diciamo un napoletano, un partenopeo, è quello di celebrare, no? Di insomma di provare a così a operare un'autocelebrazione, comunque una, e invece credo e spero che insomma il nostro approccio sia stato umano, e per me è stata un'esperienza incredibile e quindi ringrazio veramente di questa possibilità. Parlano proprio bene loro, io stavo pensando a cosa dire, poi ho dimenticato di pensarci, quindi vorrei aggiungere solo una cosa, come dire, la cosa facile in realtà, cioè che ci ha aiutato molto, è che questi personaggi, come diceva Mario, sono nell'immaginario collettivo di tutti noi, li conosciamo benissimo, la mia storia è molto simile a quella di Sergio, che mio padre mi ha fatto vedere Eduardo, Peppino, Pitino, da quando sono piccolo, quindi li conosco molto bene. Però la fortuna, secondo me, una delle fortune è stata quella che in pratica questi personaggi qua noi non li conosciamo molto bene in quell'epoca, quindi per fortuna siamo stati, diciamo, salvati dal rischio di imitare, no? Di cadere nell'imitazione, che personalmente sarebbe stato, ci avrei fatto subito finta di essere Peppino, quindi per fortuna non è successo questo. È stato bellissimo lavorare con loro, quello che ha detto Anna, siamo una famiglia, siamo veramente una famiglia, non come si dice sempre, siamo una famiglia e poi nessuno è una famiglia, viviamo a casa sua, io ho la stanza, Mario no, adesso c'è lui, però è la mia la stanza, e grazie a Sergio, grazie a tutti. E ti pare come funziona? Ciao a tutti. Allora, io, beh, chiaramente i tre ragazzi sono i protagonisti di questo film straordinario, gli faccio i complimenti perché sono veramente giovani e bravi. Complimenti. Parlando degli anziani invece, volevo ringraziare Sergio che ha creduto in me, in questo personaggio. Io mai avrei pensato di interpretare un personaggio come Vincenzino Scarpetta. Sapete che vengo da un tipo di cinema diverso e per me è stata una grande, bella emozione. È stato bravo a tirarmi fuori il dolore di questo personaggio, perché è un personaggio molto molto bello, che ha combattuto, è combattuto dentro, perché ciò significa la ricchezza, il potere, non ha niente a che vedere con l'arte. Purtroppo l'arte lo avevano i bastardini, come diceva Scarpetta. Mi sono divertito molto, mi sono impegnato molto, ma quello che mi faceva emozionare di più, che mi faceva venire i brividi, non perché è qui presente, ma Sergio è una persona straordinaria, è riuscito a tirarmi fuori delle cose che io non pensavo di avere, e oggi ho acquisito questa consapevolezza, spero di aver aperto un file e da domani in poi di fare dei film seri e potenti come questo. Grazie. Buongiorno, Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania, salve. Una domanda per Sergio Rubini, ovviamente saprai insomma benissimo che c'è anche un film di Martone che racconta di Scarpetta, che si chiama insomma Qui rido io. Diciamo che temporalmente il tuo potrebbe sembrare un sequel, no? Perché il suo vede De Filippo soltanto bambini. Però insomma la mia curiosità era, cioè vi siete parlati, ne avete discusso, avete detto anch'io faccio un film su De Filippo e sugli Scarpetta. Curiosità, grazie.
Ma tu hai visto il film adesso? Sì, 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 l'ho visto. No, lo so, è completamente diverso, No, ma poi dopo aver visto il film, ti sembra questa la domanda più importante? Francamente, se ho parlato con... Era una curiosità, perché le cose importanti le hai appena dette, quelle che ci volevo chiedere, quindi era solo... Però se non vuoi rispondere non c'è problema. No, ti rispondo. Era solo una curiosità. Io sapevo che Martone stava facendo un film, diciamo, penso che anche Martone sapesse, che, perché come ho raccontato... Io con Agostino e Grazia Sacca siamo dietro questo progetto da 7 anni, quindi diciamo sappiamo tutto quello che è avvenuto nel corso di questi 7 anni, perché appunto siamo sul pezzo da tanto tempo. E, quando ho saputo che Martone faceva il film su Scarpetta, noi non ci siamo preoccupati assolutamente, e penso che lo stesso Martone non si sia assolutamente preoccupato, perché a me serviva uno Scarpetta descarpettizzato, mi serviva uno Scarpetta che fosse un mangiafuoco, un feritore, mi serviva un mangiafuoco, diciamo, che creasse delle ferite che poi diventano il propellente per questo ragazzo. Quindi diciamo il focus del mio racconto da sempre era il trio, da sempre, e il trio, e resta il trio, perché nel nostro progetto iniziale era il nostro desiderio era di raccontare la formazione del trio e lo scioglimento del trio, per cui questo film ha già un suo sequel, 13 anni ancora di racconto, come questi tre fratelli così divisi tra di loro, uniti dalla voglia di raggiungere il successo, poi una volta raggiunto il successo, come sono stati in grado di sostenerlo. È una storia fantastica, perché il proseguo di questa storia finisce poi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quindi diciamo è una storia, l'essenza più profonda del mio film, era del nostro film, di quello che avevamo in mente, era quello di raccontare i tre fratelli, la formazione del trio, e di raccontarli come se fossero i Beatles, e questo con Scarpetta non ha nulla a che fare, pertanto non abbiamo ritenuto, evidentemente nessuno, né dei due abbiamo ritenuto che l'altro film potesse costituire un problema. Devo dirvi però che ero preoccupato quando è uscito il film di Martone, perché ho detto, siccome immaginavo domande come la tua, e allora ho detto, ma deve andare bene questo film di Scarpetta, perché qualcuno può ritenere il nostro film in continuità. E quando il film di Martone è andato bene, io sono stato felice, perché penso di poter immagazzinare anche parte del suo successo per la strada di Martone. Però volevo soltanto aggiungere una cosa, non era una critica né una provocazione, anche il tuo film mi è piaciuto da morire, l'ho detto subito appena finito il film, non volevo provocare, era no,